fermare il registro per iniziare questa seduta assemblea. Signor sindaco, buonasera, la invito a sedersi perché stiamo per chiamare l'appello. Cecchetti Paolo è presente, Circone Alberto è presente, Cirà Giuseppe è presente, Montonino presente, l'amico Pietro assente, Dirisi Giuseppe è presente, Gatto Antonio è assente. Scusate, chi arriva? Giunta Francesco è assente, Longo Michele assente, Mercurio Leonardo assente, Messina Salvatore assente, Miccichè Carmelo assente, Mina Solanelio presente, Raimondo Gianluca assente, Sacco Mario presente, Sciascia Fabio presente, Sunzeri Domenico assente, Tutto Licitario presente, Urbano Antonio presente, Vitale Stefano presente. Portata dalla presenza del numero legale, siamo nominati scrutatori, i consiglieri Cecchetti, Corso e Minasola. Consigliere Cirfone, la invito a prendere posto. Bene, oggi il Consiglio riunito in data 4 novembre, ricordiamo a tutti e anche alle autorità militari presenti che oggi è la giornata delle forze armate, alle forze armate, alle forze dell'ordine, ai corpi militari va l'augurio di una ricorrenza che ci tenga alto il senso della patria a tutti noi e che possa imprimere alle future generazioni il senso e il valore dell'appartenenza alla nostra nazione, che i corpi armati e militari del nostro paese ci fanno comprendere ogni giorno. Quindi un ringraziamento a tutte le forze dell'ordine. Ricordiamo, stamattina si è celebrata la giornata delle forze dell'ordine, ecco, giusto il tema di forze armate prende la presenza del consigliere Michele Longo, che appartiene seppure a un corpo paramilitare, cioè a una polizia privata, è sempre forza armata di questo paese. Quindi ringraziamo, diciamo, tutte le forze dell'ordine. Stamattina c'è stata la consueta colonna di alloro al monumento ai caduti a Terni Bassa, con la presenza di tutte le autorità militari e civili che sono intervenute, e con la lettura da parte del Presidente della Consulta Giovanile del messaggio che il Ministro della Difesa ha inviato a tutti i comuni d'Italia e a tutte le forze dell'ordine. Detto questo, doverosa precisazione, siamo in fase forze armate, forze armate, forze dell'ordine, tutori della legge, consiglio in fondo. Io l'ho invitato a sedersi tre volte, cortesemente. Grazie. Ci sono interventi, siamo in fase di comunicazione perché la scorsa assemblea è stata sospesa nell'immediatezza per assenza di diversi consiglieri che però mancano anche in questa occasione. In fase di comunicazione mi chiede di intervenire il consigliere Sciascia. Prego. Sì, Presidente, molto brevemente. Le chiedo di stare seduto e viene meglio. Io intanto mi unisco a lei e credo a tutto il Consiglio Comunale nel ringraziare e commemorare quelle che sono, diciamo, che sono soprattutto i caduti delle forze armate e delle forze dell'ordine, di quello che io, forse in maniera un po' desueta, continuo a chiamare, io lo festeggio così, l'anniversario della vittoria nella prima guerra mondiale. Ora, in termini di pacifismo, da qualche anno abbiamo cambiato il nome a questa festività, però per me quella è quella prima. Volevo però puntualizzare e fare riflettere la signoria vostra, il Consiglio, l'amministrazione e anche la cittadinanza di Terni Imerese su quella
so chi ha fatto questa scelta, su quella che secondo me è stata una scelta poco felice di commemorare, ma a scanso di vivo ci dirò subito, non per le persone, perché quelle lo meritano, ma ciò che rappresentano, o meglio il momento storico che hanno rappresentato, commemorare due caduti che sono caduti nella cosiddetta lotta al brigantaggio. Mi spiego meglio, onore e merito alle forze dell'ordine, alle forze armate, all'arma dei carabinieri, alla regia arma dei carabinieri, che poi erano le cosiddette guardie reali, ma far riferimento a quella che è stata una pagina nefasta della storia italiana, e cioè la lotta al brigantaggio, che al sud ha significato l'uccisione, la deportazione di uomini, di donne, di bambini, di intere popolazioni, di villaggi, in Sicilia, in Campania, in Calabria, in tutto il sud d'Italia, perché questa è stata la cosiddetta lotta al brigantaggio in Italia dopo quella che è stata una vera e propria invasione, non a caso i nostri conterranei nel 1861 a Rocchi, riferendosi a quelli che noi oggi siamo, gli italiani, si riferivano ai cosiddetti piemontesi. La lotta al brigantaggio ha rappresentato una sorta di guerra civile per il milione d'Italia, orchestrata da quello che non a torto molti storici definiscono come una sorta di criminale di guerra ad litteram, cioè il generale Cialdini, lo stesso che, dimostrando per la verità anche poca cavalleria, fece sparare sangue di cannone contro la fortezza di Gaeta nella speranza di colpire la regina Maria Sofia, dimostrando anche poca cavalleria che in guerra esiste ed è sempre necessaria, e un episodio vergognoso della storia italiana, un episodio che tutt'oggi, per così dire, dagli storici viene ricordato come un vero sterminio delle popolazioni del sud d'Italia, operato, ripeto, da colui e da coloro che vinsero quella che fu una vera e propria guerra. Non a caso io lo invito, per esempio, anche su internet, senza bisogno di consultare i libri di storia, a vedere quello che è stato poi il primo lager, anche quello ad litteram italiano, il carcere di Pepestrelle, dove furono deportati uomini, donne, bambini, soldati dell'esercito borbonico, che poi era l'esercito del sud, quello che oggi potremmo definire il nostro esercito. E allora io ritengo che nel momento in cui si svolgono queste commemorazioni e si scelgono sostanzialmente dei soggetti che sono sepolti a Termini Imerese, soggetti validi, lo ripeto, validi a scanso di equivoci, come Giovanni Meda e Amedeo Toconte, quel senso avrebbe voluto magari indicare anche nelle commemorazioni qualche altro soggetto, eppure non mancano magari, non sepolti a Termini Imerese, che per così dire combatterono e caddero anche dall'altra parte, perché è vero che la storia viene scritta dai vincitori, ma il ricordo è, diciamo, il patrimonio comune di tutti noi. Ecco perché ritengo che un argomento come questo, anche se capisco possa interessare ben poco ai giorni nostri, meritava magari un'attenzione a 360 gradi, cioè guardare ai caduti e ai soggetti che avevano militato in tutti i campi, sia nel campo dei vincitori, sia nel campo degli sconfitti, che poi curano le popolazioni degli violenti. Solo questo, quindi è un augurio, un auspicio per le prossime ricorrenze e nei prossimi anni. Grazie al consigliere Sciascia. Su questo argomento non ci sono interventi di altri consiglieri, però chiedo di intervenire il sindaco. Prego. Metto sinceramente che il tema, anche la passione, quello quando mi ha presentato il consigliere Sciascia, lascia un'amministrazione in un momento di grande imbarazzo e non ne fa un mistero a dirlo pubblicamente. E proprio qualche giorno fa, proprio davanti alla stele che ricorda Mele Toshon, l'amministrazione, per bocca di chi parla, ha ammesso che riteneva di dover dare continuità alla prassi consolidata di questo comune, che è stata instaurata dal mio predecessore. È chiaro che a quel protocollo se ne possono aggiungere degli altri e si può anche rivendicare, come dire, l'impianto organizzativo. Di questo, come dire, è ovvio che non posso assumere impegni, perché nessuno sa chi sarà il sindaco che sarà presente il 2 novembre del 2014, ritengo comunque
dibattito consiliare sia venuto un indirizzo. Se ci sarò, e io lo auguro, ne terrò dovuto conto. Se non ci sarò, chi verrà dopo di me avrà cura di leggere gli atti consiliari. Bene, grazie anche al sindaco. Andiamo al rappresentante del consigliere Gatto. Non ce ne eravamo accorti. Detto questo, in fase di comunicazione ci sono altri interventi. Non devi leggere, Gatto, aiutami. No, possiamo passare alla consigliere Dottrici, lei deve cogliere la. Prego, diamo la presenza anche al consigliere Raimondi. Io non farò un intervento previo, anticipo soltanto. Il lavoro già fatto dal consigliere Giunta in merito alle richieste fatte a questa amministrazione su ciò che si è detto e che la Corte dei Conti ha contestato a questo comune. Poi altra situazione, per questo chiedo magari al sindaco se stasera ci può anticipare qualche cosa, poi magari quando discuteremo l'interrogazione dei consiglieri del PID magari avremo maggiore possibilità per sbattere. E altra cosa importante che tengo che vada attenzionata questa sera riguarda l'ATS. È stato fatto in questi giorni, è stato dichiarato il fallimento di ATS al Corpo d'Armi di Sicilia. Più che altro per capire qual è l'intenzione di questa amministrazione rispetto ai livelli occupazionali, perché il problema è sempre quello. E guardando un attimino quello che è il decreto di fallimento, ci sono altri 3 mesi di proroga, non ho detto male, e però non si fa nessun riferimento al personale che è all'interno dell'ufficio, anche per capire quali sono le intenzioni di questa amministrazione, come questa amministrazione intende muoversi. Grazie. Sì, su questo ci sono altri consiglieri che vogliono intervenire? No. C'è replica del sindaco? Sì, prego. Soltanto per dire che mi sembra del tutto opportuno e chiedo in questo senso conforto alla Presidenza rinviare il tema del rilievo posto in essere dalla Corte dei Conti al momento in cui sarà trattata l'interrogazione, a meno che la Presidenza non ritiene di dover esaurire l'argomento in questa sede. Io sono pronto con le mie relazioni qui e sono pronto a rendere conto al Consiglio Comunale. Sul secondo fronte, che mi sembra alquanto interessante, e rilevo ancora una volta la pertinenza con il tema delle comunicazioni, con quegli argomenti che sono di particolare rilievo per la comunità, che la sollecitazione fatta dal consigliere Turturici va nel segno giusto, nel senso che preme a questa amministrazione dire in questo consesso 2 cose. La prima, all'insegna della continuità con gli atti che sono stati adottati da questo Consiglio Comunale, se ne ricorderà bene il consigliere Sacco, che è stato più volte promotore di iniziative in questa direzione, l'amministrazione comunale ha ratificato sia in un incontro tenutosi a Palazzo Comitini qualche giorno fa la volontà di gestire direttamente il servizio idrico a mezzo gestione diretta da parte del municipio, e ancor più lo ha ratificato con una nota formulata dal commissario straordinario della provincia e la qualità di presidente della politica, tale Uno, ribadendo proprio questo preciso dettaglio. Ad oggi, tra le amministrazioni comunali che sono gestite da APS, che sono circa una quarantina, soltanto 8 hanno chiesto di riavere il servizio idrico di ieri. Anticipo lo sguardo del consigliere Sacco, definendo poi in separata sede le regole della restituzione, perché questo oggettivamente è un argomento sul quale c'è da scrivere di tutto e di più. Però in questo momento è stato chiesto alle amministrazioni comunali qual è l'intendimento. Dico quali erano le 2 proposte che c'erano in campo. La proposta portata avanti all'assessore Marino, che è quella di costituire una nuova società di scopo tra i 40 e molti comuni che avevano applicato il servizio APS per rilevare prima del fallimento il ramo d'azienda dalla APS liquidazione. Io mi sono permesso di dire che mai avrei chiesto a questo Consiglio Comunale di approvare uno statuto di una nuova società
che avesse ancora una volta dei costi in quanto sovrastruttura e che avesse il mandato a rilevare la società, a rilevare le reti dalla società di due persone. La seconda ipotesi che abbiamo rappresentato era quella che eravamo pronti alla gestione diretta. Lo abbiamo anche documentato, hanno mandato anche agli uffici di scrivere il bilancio di previsione una posta di entrata degli eventuali proventi della rete del servizio idrico con una posta in uscita per partita per la gestione dello stesso. Il secondo elemento che qui è stato richiamato nella comunicazione da parte del consigliere Torturici merita altrettanta attenzione, perché per quello che ci riguarda io ritengo in questo momento prioritario la continuità del servizio, nel senso che il servizio venga garantito senza interruzioni. Ritengo importante in questo momento riportare la gestione del servizio idrico che è stato scippato a questa città soltanto 2 giorni prima delle elezioni in mano pubblica, riservando sinceramente di affrontare le questioni occupazionali che per quello che ci riguarda sono abbastanza marginali, nel senso che non abbiamo trasferito nessun dipendente di ruolo da questo comune verso APS, né tantomeno condizionando la gestione diretta a personale che ci deve essere restituito. Se si fa riferimento a quel personale che veniva dalle cooperative che transitava da APS, riteniamo che una formula di salvaguardia legata agli affidamenti che sarà costretto a fare il comune per gestire quei servizi complementari in materia di servizio idrico, essenzialmente la bollettazione, gli interventi di depurazione, riteniamo che quel fabbisogno di personale possa essere salvaguardato con una clausola di salvaguardia. Non sarà sfuggito in ultimo al consigliere Torturici che proprio nella giornata di venerdì, che è la giornata successiva alla comunicazione che la APS è tecnicamente fallita, il Parlamento siciliano in commissione ambiente ha approvato una clausola di salvaguardia per tutti i lavoratori che sono in servizio all'APS. Io sinceramente però da questo annuncio che ho avuto da parlamentare o da alcuni lavoratori non ho il testo, per cui non sono nelle condizioni di poter dire la portata del testo. I lavoratori mi hanno detto, le organizzazioni sindacali, che nel dibattito intervenuto in commissione ambiente sul disegno di legge per la ripubblicizzazione dell'acqua è stato scritto un emendamento dalla commissione ed è stato approvato all'unanimità di salvaguardia dei profili occupazionali. Non so oggettivamente quali sono i metodi, quali sono le condizioni di salvaguardia. Sì, non c'è niente, solo per chiarire, consiglio Torturici, sulla questione Corte dei Conti o viene sollevata in fase di comunicazione e viene affrontata, come dice giustamente il sindaco ora, e non più alla prossima, o viene rinviato alla prossima in toto, cioè è utile farne un pezzo o un pezzo poi. Mentre per quanto riguarda quest'altra parte, riguardante la comunicazione APS, per chi vuole intervenire è libero di farlo, consigliere Torturici. Presidente, per quanto riguarda la questione Corte dei Conti, mi sembra anche elegante nei confronti dei colleghi del PD che hanno presentato l'interrogazione attendere che siano presenti in aula, quindi porre loro le domande così come l'hanno quando si è vestito. Per quanto riguarda APS, è vero che è stato approvato un disegno di legge in commissione a territorio ambiente, però il problema è sempre questo. Un emendamento al disegno di legge che è stato approvato definitivamente un disegno di legge con quell'emendamento all'interno. Non ho problemi a dire che quella commissione ha preso questo emendamento, è stato presentato, l'abbiamo firmato dall'onorevole Terlandelli. È stato sicuramente accettato da tutti e valutato bene da tutti, perché la salvaguardia dei posti di lavoro va mantenuta sempre e comunque. La mia paura è un'altra rispetto alla, però d'altronde mi rendo conto che anche lei ha difficoltà a rispondermi, cioè la verità è che se non abbiamo un testo di legge non sappiamo di cosa parliamo. La mia paura è che comunque andremo a finire come è finita per gli altri, cioè andremo a formare nuove società a livello comunale, perché dobbiamo esternalizzare quel servizio, però a quel punto dovremmo prendere gli impegni per garantire noi, dei nostri lavoratori che erano appena in mezzo cooperative, che comunque sono termitani e per i quali va garantito il minimo. Consigliere Minasol, prego. Sì, grazie Presidente.
attinenza a quello che sto dicendo riguardo al problema idrico a Termini. Premesso che questo lasso, questa mancanza di operatività di quelli che già erano dipendenti di APS sta legando un po' di problemi ai cittadini termitani. Ci sono alcune contrade che versano in cattivo stato proprio perché le rotture che sono avvenute in questi giorni e le condutture hanno fatto sì che tante persone nelle contrade stanno rimanendo senza acqua, telefonando al numero verde che evidentemente non corrisponde, dicendo ai responsabili comunali il problema, si sentono rispondere sempre che non possono intervenire se prima non accade quello che deve accadere. Nel frattempo i cittadini termitani che continuano a pagare le bollette dell'acqua si ritrovano senza acqua e con la impossibilità di avere erogazione idrica. Detto questo, che dovremmo porre e trovare rimedio nei giorni a venire, perché è impossibile e impensabile che questo stillicidio continui, mi prego sottolineare oggi, signor Sindaco, un altro evento spiacevole che sta accadendo alle spalle e ai danni dei cittadini termitani. Mi riferisco alle lettere che stanno arrivando copiose ai cittadini termitani riguardante le utenze idriche relative all'anno 2008, che parecchie persone, se non la totalità, hanno già pagato e che si trovano a casa lettere quasi intimidatorie perché sono accusati di non aver pagato l'acqua. Se a delle persone come me, come tutti di noi, che abbiamo già pagato l'acqua, ci arriva una lettera del genere, non ci allarmiamo. Ma ai cittadini termitani, la cittadinanza termitana è composta da persone ultra settantenni, ultra ottantenni, che hanno già pagato e che si ritrovano un avviso di mora di pagamento, arreca loro non poco danno morale e arreca loro non poco danno sostanziale, perché spesso devono recarsi presso gli uffici comunali a dichiarare la loro estraneità al non pagamento e regolarizzare quindi la loro posizione, portando delle bollette ricadenti nel 2008 che spesso già sono state pagate e che purtroppo a volte non sono rinvenute nei cassetti della corrispondenza. Quindi volevo chiedere, signor Sindaco, se questo metodo usato dagli uffici competenti con suo avallo è consono ad una buona amministrazione, se non ci fosse stata la possibilità di reperire informazioni utili riguardo i contribuenti che l'Italia gli hanno già pagato e che potevamo togliere sicuramente questo disguido. La cosa è assai spiacevole, non tanto per le persone che sono hanno molta dimestichezza a recarsi verso gli uffici comunali, ma c'è tanta gente arroccata con le contrade o nei piani alti dei palazzi della nostra città che ha difficoltà a raggiungere gli uffici comunali, a dimostrare la loro estraneità per la loro correttezza avvenuta nel corso degli anni precedenti. Grazie. Sì, prego signor Sindaco, a meno che non ci sono altri interventi su questa comunicazione dei consigli comunali. No, non ne vediamo più, quindi a chiusura di questa comunicazione il sindaco e poi passiamo avanti. Io sulla prima parte dell'intervento mi riservo di chiedere al consigliere una sola di indicarci quali sono segnatamente le contrade che sono in sofferenza, che hanno avuto interruzioni in questo weekend al fine di poter formalizzare, per quanto sappiamo bene, che la situazione di una società dichiarata fallita, che iniziative si possono pigliare, vestisse e non hanno preso. Sul secondo aspetto è chiaro che io non ho qui il dirigente del servizio terzo, però provo a tornare a memoria. Non sfuggirà al consigliere Minasola che noi siamo stati, tra virgolette, gabbati da una società che si chiama Tribut Italia in un periodo antecedente alla mia gestione amministrativa. La famosa... Parliamo al 2008, lei esente, almeno questa volta lei esente. La famosa o famigerata Tribut Italia ha incassato parte di queste... questi ruoli, ma non li ha riversati al comune di Termini Imerese. Il comune non è nelle condizioni, nonostante abbia chiesto normalmente di avere
la banca dati, chi è che ha pagato o non ha pagato. L'unico metodo purtroppo induttivo, scellerato, che si presta alle considerazioni che lei fa, è chiedere ai contribuenti di dimostrare chi abbia pagato per andare per deduzione a verificare chi non ha pagato. È chiaro che non è un modo corretto in condizioni ordinarie, perché se noi avessimo la banca dati sapremmo perfettamente chi ha pagato e chi non ha pagato. Ma dall'altro lato la legge ci impone di tentare fino all'ultimo il recupero di quelle somme e quindi non andare a ricercare fino all'ultimo il contribuente prima che decorrono i tempi, ci impone questo passaggio. Non è detto, 2008, 2013, 5 anni. Un accertamento che poteva essere magari fatto prima, io non sto sollevando alcuna critica del suo operato. Penso che la pagatezza degli anni, appunto, sia. Io sarebbe stato più opportuno magari trovare, non lo so, io non ho di vestigliezza in questo senso, magari un'altra strada parallela che potesse arrecare meno danni ai cittadini. Questo, se lei mi dice che questo è l'unico metodo, se risorse dobbiamo ottenere, meglio questo che altro. Consigliere Dormini, sì, perché dovevamo chiudere questa notizia, prego. C'è quel consigliere da cui sono intervenuto, perché sono tutti quello che ha detto il consigliere Minasola. Qualora si dovessero verificare queste rotture delle strade, cioè di fazioni che quindi non avrebbero strade, e avendo una società in fallimento, comunque sia, io credo che lei ha il potere, quanto tocca anche un aspetto sanitario, la mancanza di acqua nelle abitazioni, comunque anche il potere di fare un'ordinanza per intervenire in quel caso. No, dico, da questo punto di vista è naturale che ha tutto il nostro appoggio, però non sottovalutiamo questo aspetto. Consigliere Sarkozy, una domanda, però poi proseguiamo con l'ordine del giorno, prego. Una domanda, va bene tutto quello che abbiamo detto e va bene le risposte. Mi chiedo soltanto il ruolo in questo momento, tanto conto quello che abbiamo detto sul Tribunale d'Arte, sul Tribunale d'Italia, va bene il Parlamento dell'APS, va bene tutto il resto. Vorrei più ricordare che dal 2009 ad oggi è stato quantificato senza ordine, senza avere la minima possibilità di smentita, una perdita secca per il comune di Termini Imerese ad oggi di circa 6 milioni di euro. 6 milioni di euro, non 6.000, 6 milioni di euro. Con il fallimento del Tappiere, i ruoli che attualmente vengono pagati dai cittadini terminali, chi li incassa? Come sempre il consigliere Sacco apre punti di domanda che meritano risposte che io su 2000 non mi sento di poter dare, però penso che questo sia un argomento che sarà trattato in tempi brevissimi. Oltretutto sappiamo che sono stati nominati dal Tribunale di Palermo dei curatori fallimentari. Stiamo attivando assieme alla provincia regionale di Palermo di incontrarli proprio per iniziare a chiarire le cose, a partire da quella più politica, perché quella noi rivolgiamo il servizio indietro per gestirlo direttamente. Ma voglio dire, dietro questa punta di domanda o questa volontà è chiaro che ci sono tutta una serie di aspetti da chiarire, a partire dai codici da restituire, alle banche date, a qual è l'ultima data emessa, che sicuramente merita un approfondimento specifico. Va bene, chiusa questa fase di comunicazioni, se ci sono ulteriori comunicazioni, consigliere Monti, se no passiamo all'interrogazione del consigliere Corso. Prego, consigliere Monti. Sindaco, due precisazioni che riguardano la pulizia della nostra città. Non lo so, riguardano un po' la pulizia. Prima dell'inizio dell'estate sono stati piazzati in tutto il territorio comunale dei cartelli dove venivano avvertiti i cittadini che il secondo lunedì di ogni mese veniva effettuata dalle ore 7 alle ore non precisate, alle 7 di partenza in tutta la città, la pulizia delle strade. In determinate zone di Termini
è successa la seguente situazione. Il primo mese in cui doveva essere fatto lo spazzamento non è stato fatto nessun tipo di pulizia. Il mese successivo è stato fatto lo spazzamento. Il terzo mese i cittadini, come da cartello, hanno provveduto a spostare le macchine. Non è stato fatto lo spazzamento ed è stata presa loro la multa. Non è stato fatto lo spazzamento, ripeto, non è stato fatto, e è stata presa la multa a quei soggetti che non avevano spostato la macchina. Il quarto, il quinto, il sesto mese viene scorrendo, è uno di questi mesi è capitato per me, i cittadini hanno spostato tutte le macchine come gravizzato, perché prendere spostare la macchina alle 6 di mattina, 6 e mezzo, quando la macchina dovrebbe passare alle 6, poi passa alle 10, 12 e via, in questi mesi lo spazzamento della strada non è stato fatto. E in circostanze, ripeto, è successo nella zona dove abita il sottoscritto. Quindi vi attenzionate soltanto questa questione. Poi, sempre attenendo alla pulizia della nostra città, si parla molto di smaltimento dei rifiuti, di raccolta porta a porta, di differenziata, di attenzionare lato 5, nello svuotare le campagne della differenziata, lato 5, quello che era ora l'ente nuovo che gestirà lo smaltimento dei rifiuti, di attenzionare il nuovo ente, nello svuotare le campane della differenziata, perché ahimè è praticamente impossibile, anche volendo, fare la differenziata, cioè non c'è più una campana che dica sì una di vetro, plastica o carta dove si possa tirare un solo pezzettino di carta, un solo tovagliolo. E lo dico con cognizione di causa, stasera mi ho provveduto. Hanno bruciato tutti i guai. Io ho buttato l'immondizia esattamente alle 8 di sera di fronte nei cassonetti sopra la posta, e ho dovuto mettere purtroppo le bottiglie plastiche vicino al cassonetto. Non erano bruciate, consigliere Cirano, le devo dire, le ho viste, forse erano bruciate ora. No, ho capito. E allora, consigliere, quando ha concluso ce la faccio sapere. No, non le ho messe fuori, le ho già fatto. Consigliere, se ha concluso ce la faccio sapere. Grazie. Su questo argomento introdotto dal consigliere Raimondi non ci sono interventi, quindi il sindaco direttamente prego. Io non voglio mi sollecita. Consigliere, se si distrae la risposta del sindaco abbiamo fatto niente. Prego. Purtroppo, come dire, ancora una volta pubblicamente riconoscere l'onestà intellettuale del consigliere Raimondi, perché entrambe le cose che ha detto sono fondate. Mi permetto di fornire in questa sede le ragioni, che non sono comunque giustificazioni per ciò che lei ha rappresentato. La prima, con grande fatica era stato programmato un intervento congiunto della società Ecologia Ambiente da parte della Polizia Municipale per operare uno spazzamento elettrico automatizzato di alcune aree. Ciò passava per la calendarizzazione in maniera strutturale di questa attività per evitare che i cittadini potessero peccare la multa perché improvvisiamo all'ultimo. Quindi sono state scelte alcune zone ed alcune zone. Per una serie di ragioni che sono legate alla liquidità di cassa della vecchia gestione liquidatoria, non è stato possibile tirare fuori la spazzatrice dall'officina nella quale è ricoverata da qualche mese. L'officina è a Palermo, l'officina si chiama Calabrese, che rivendica il pagamento dei soldi da privato pur di eseguire questo intervento. Qualche minuto fa, anzi qualche ora fa, ho avuto il privilegio, io e il vice sindaco, assieme al responsabile del servizio per quello che riguarda il comune di Termini Imerese, il dottore Marco Di Cristoforo, abbiamo incontrato il commissario liquidatore e abbiamo pianificato il piano di parco automezzi che sarà operativo da lunedì, martedì della prossima settimana, che prevede l'utilizzo a termine di 5 automezzi pesanti, di 5 automezzi a basca per la raccolta differenziata e di 2 portierini per entrare nei quartieri più piccoli.
A questo si aggiunge il ritorno della spazzatrice. Ecologia e ambiente ha garantito, io dico in maniera del tutto insufficiente e parziale, lo spazzamento di quelle aree che dovevano essere interessate dall'intervento automatizzato, ricorrendo a due o tre attività manuali che sicuramente sono insufficienti rispetto allo sguardo che era programmato per ogni intervento. La seconda questione che lei dice appartiene un po' a questo piano di automezzi che mancava e che oggi è stato ridefinito insieme al commissario liquidatore, ma qui è stato detto anche dall'altra parte, in questo momento ci ritroviamo in una situazione di sofferenza con la piattaforma che di riferimento naturale del servizio di raccolta rifiuti di Venezia, che è la LQS Carico Sociale, che purtroppo da una decina di giorni viaggia a scatto ridotto, nel senso che non esercita quasi nessun tipo di attività, perché sta acquisendo i permessi per continuare l'attività a cielo aperto nella zona non interessata dall'incendio, e dall'altro lato sta ricevendo, sta chiedendo e molto probabilmente avrà nella giornata di domani un'autorizzazione alla rimozione di tutto ciò che ha dato bruciato e al conferimento nella discarica di Petrania. Io sono convinto, e mi auguro che sia davvero così, che questa settimana possa essere utilizzata al meglio dagli amministratori di LQS per ritornare ad una condizione di normalità, perché oltre alle cose che lei giustamente evidenzia, ho la consapevolezza che in questo momento ci sono tutti i commercianti che prima conferivano i cartoni al mezzo di LQS, che conferiscono nei cassonetti, quindi determinando in qualche maniera quel disagio che lei racconta. E siamo per affrontare la questione di emergenza, è stato necessario ricorrere ad un mezzo in affitto, il quale ha supplito anche alla incapacità di arrivare nella differenziata, per cui ha preso tutto mettendolo nello stesso momento, e questo ha ingenerato le riserve da parte dei cittadini che fanno la differenziata e dicono: ma com'è che noi facciamo la differenziata, però viene conferita tutto con lo stesso momento? Allora, penso che dalle assicurazioni che ci ha dato qualche minuto fa il commissario liquidatore, che si è preso questa settimana, il commissario straordinario, il dottore Eugenio Amato, che si è preso una settimana di tempo per definire un piano di automezzi congruo per la città di Terni Venezia che possa essere operativo dalla lunedì prossimo. Allora io dico, il piano di automezzi è la risoluzione della questione del DQS, spero che possa consentirci di ritornare a standard di pulizia quantomeno accettabile. Bene, se non ci sono ulteriori interventi o comunicazioni possiamo passare all'interrogazione del consigliere Conto, la legge. Lei la mandiamo per leggerci. Grazie signor Presidente, no, preferisco rileggerla. Anche perché alcuni consiglieri mi dicono che non hanno avuto tempo a leggere. Quindi è inutile che parliamo, critichiamo senza quantomeno dagli lettura. Signor Presidente, purtroppo questa mia interrogazione non pensavo si farla, però visto il comportamento, visto le persone interessate che hanno avuto dei disguidi, si sono spesi per riorganizzare delle gare ciclisti che hanno invitato tutta la Sicilia a essere presenti per fare una piccola conoscarata, poi all'ultimo punto spendendo tantissimo prezioso tempo di denaro, non sono riusciti per una serie di vicissitudini a raggiungere questa scuola. Tutto, io sono stato coinvolto nella qualità del consigliere comunale, tutto ebbe origine precisamente il 23 di settembre, dico attenzione alla data perché è importante, il 23 di settembre del 2013, quando un ragazzo molto volenteroso con dei ragazzi appassionati di vespe su due ruote mi chiedono come fare a organizzare una gara ciclistica. Io rispondo semplicemente fare una domanda al sindaco, anzi mi compiaccio che qua presente, fare una domanda al sindaco e poi c'è un leader da seguire presso la polizia municipale. Questa è la mia promessa, ora la vedete.
Quindi tutto ebbe origine, ripeto, nel 23 di settembre del 2013. Adesso io leggo l'interrogazione e poi la natura come scaturisce questa interrogazione. Il sottoscritto Antonino Corso, consigliere comunale appartenente al gruppo misto, espone quanto segue. Premesso che in data 23 settembre 2013 il rappresentante degli Uffici Termitani del Museo Storico d'Acqua Florio hanno presentato richiesta di patrocinio al signor sindaco per una manifestazione che vedeva esibirsi i vestiti provenienti da ogni parte della Sicilia, in 25 anni per aprire le prove di abilità. La data di svolgimento della manifestazione era stata fissata per il 6 ottobre del 2013, con inizio alle ore 15 e conclusione 19.30, successivamente riprogrammata per il 13 di ottobre del 2013. Nella stessa stanza si chiedeva l'installazione di un punto luce e di un palco al fine di tenere la cerimonia di donazione ed un piccolo contributo per l'acquisto di coppe, tacche e medaglie da distribuire a tutti i partecipanti. Sin da subito il comando della Polizia Municipale ha cominciato a porre dei problemi di natura amministrativa. Prima comunicando che la manifestazione avrebbe dovuto svolgersi nella zona della Marina e non come inizialmente richiesto nella parte alta della città per vedere. Successivamente, con modalità molto discutibili, prima ha richiesto la polizza assicurativa, poi la stipulata dagli organizzatori di euro 140, ripeto, euro 140 euro, poi hanno richiesto un'ulteriore integrazione alla polizza presentata perché ha ritenuto insufficiente, questo è come ho potuto capire come funziona. Che le varie legittime richieste da parte dei funzionari della polizia municipale sono pervenute in fasi differenti, creando non pochi disagi agli organizzatori. Solo venerdì 11 ottobre del 2013, a meno 48 ore dall'ordinamento della manifestazione, gli organizzatori sono stati contattati dagli agenti della Polizia Municipale che comunicavano l'impossibilità di effettuare tale iniziativa perché quindi necessaria autorizzazione da parte della prefettura. Visto quanto sopra, appare del tutto evidente l'approssimazione con la quale è stato affrontato il problema da parte della Polizia Municipale. La manifestazione non si è potuta organizzare creando un grave danno all'immagine della nostra cittadina. Inoltre gli organizzatori hanno dovuto sostenere i costi per l'acquisto di materiale promozionale, locandine, porte assicurative, medaglie e tante coppe. Si chiede di conoscere le motivazioni e gli eventuali responsabilità da accertarsi in seguito al corpo della Polizia Municipale ed eventualmente procedere a combinare sanzioni per un comportamento palesemente poco professionale. Licenza di saluto di questa mia missiva del 13 ottobre del 2013. Niente in risposta a questa interrogazione che io ritengo che deve fare riflettere soprattutto il modo come le dirigenze hanno risposto, signor Presidente. Nell'interrogazione presentata di chi sta parlando è protocollata in data 15.10 del 2013, il dirigente della Polizia Municipale risponde, e faccio un piccolo riassunto, che si è accertata la mancanza di firma nella interrogazione, quindi priva di rilevanza giuridica e pertanto non meritevole di essere responsabile. L'interrogazione, anche se priva di firma, è stata presentata da un consigliere, questo sono io che parlo, l'interrogazione, anche se priva di firma, è stata presentata da un consigliere del comune di Tempere Medese, presentato per questo stesso ufficio del protocollo. L'interpretazione fatta dall'ufficio nella riunione informale appare corretta, ma è il dovere di un consigliere comunale di prodigarsi per la cittadinanza e portare lustro alla nostra amata cittadina. Purtroppo è giusto fare evidenziare che gli organizzatori della manifestazione, viste le varie problematiche e lo sollecito delle informazioni fornite da parte della Polizia Municipale, si è visto coinvolto anche in questione per risolvere al meglio la problematica riscontrata. Infatti chiunque voglia organizzare una manifestazione non sa cosa presentare o i documenti necessari per la sua riuscita. Non sarebbe opportuno predisporre un'idonea modulistica per fare evento. Signor Presidente, semplicemente signor Sindaco, se prendo voglio di casa, uno vuole fare una manifestazione, mi esca questi documenti e tutto è fatto. Quando una questura uno con un passaporto, io non posso dire a una persona mi porti il codice fiscale, dopo domani mi porta la carta d'identità, tra una settimana mi porta la copia della patente di guida. Penso che la mia interrogazione è semplicemente fare una piccola, un foglio di carta con specificato cosa bisogna fare, così mi serve anche a me per un futuro. Sempre lo stesso dirigente ha individuato i protagonisti dell'attività istruttoria della Polizia Municipale delle persone del commissario dottorice e dell'assistente comparente. Da informazione assunta dall'organizzatore in tale manifestazione mi corre l'obbligo di precisare che oltre ai due segnalati da parte del dirigente della Polizia Municipale sono intervenuti nella vicenda il commissario Grasso e un'impiegata civile presente all'interno di quell'ufficio.
In prima fase il comando della Polizia Municipale ha ravvisato l'impossibilità di autorizzare la manifestazione di che trattasi, in quanto il 6-10-2013 risultava già caratterizzata da una manifestazione ciclistica, e poi la scelta del luogo sarebbe stata poco felice, stante al fatto che nella stessa richiesta nella giornata domenicale risulta dedicata alla passeggiata delle famiglie. E questo sicuramente l'organizzatore chi parla è sicuramente d'accordo. Quindi sul suggerimento giustamente al commissario Dottorini, la soluzione logica era a lungomare di questo luogo. A questa legittima richiesta, spontaneamente l'amministrazione della zona per vedere lungomare questo luogo, l'organizzatore ha aderito prontamente poiché ha inteso le problematiche riscontrate dalla polizia municipale. Il dirigente successivamente con una nota 42 la 591 del 13 del 2013, invitava l'associazione del museo storico d'Arcaforio, visto che i servizi siciliani sembrano non avere una sede legale, di munirsi di assicurazione verso tecnici. Tale nota è stata seguita da un'altra nota, la 43744 del 10-10-2013, con la quale ribadiva l'invito a presentare polizza assicurativa accompagnata dalla presenza di un'ambulanza che deve essere presentata in ogni manifestazione. Signor Sindaco, lei mi fa piacere che questa sera è qua, però io faccio sottolineo un pochettino le date di questa situazione, perché la cosa che risalta subito è quella che nella missiva del 3-10-2013 non viene fatta menzione della presenza di un'ambulanza durante la manifestazione, quindi siamo a 10 giorni dopo della richiesta, si chiede l'assicurazione ma non si chiede l'ambulanza. Poi stranamente con una nota successiva, precisamente il 10-10-2013, a sole 48 ore, signori miei, dopo 20 giorni, 48 ore prima si chiede, i giorni restanti per l'evento, viene richiesta la presenza di un'ambulanza durante la manifestazione. Non poteva essere richiesto che bastava dirlo per il tempo e l'ambulanza, come tutti gli altri documenti, potevano essere presenti. Sempre il 10-10-2013 il dirigente della Polizia Municipale ha richiesto copia dell'autorizzazione al dirigente del commissariato locale per l'autorizzazione da parte della questura e non dalla prefettura, come non avete trasmessa nella nota che si risponda. Io scrivo, signor Presidente, signor Sindaco, scrivo da parte della prefettura perché io so perfettamente che vale indirizzata la questura, non dalla prefettura, ma da un buon luogo l'ho avuto io con il dirigente. Lui mi chiese che la prefettura ancora non aveva autorizzato, quindi l'errore sicuramente è partito da parte sua, non da parte mia. È corretto che al commissariato del PS la richiesta di autorizzazione viene trasmessa, e questa è una mia domanda che faccio, solo 48 ore prima dell'evento e dopo 20 giorni. In data 11, quindi siamo il venerdì alle ore 13.30, 13.40, è stata presentata a breve mano, questo lo scrive il dirigente, signore consigliere, vi invito a essere attenti veramente a questa, perché oltre a nonno perché si è effettuata, diciamo, questa manifestazione, però è una cosa gravissima, a parere mio, che succede nel comando della Polizia Municipale. In data 11.10 è stata presentata a breve mano, scrive il dirigente a me, da un giovane non precisato una nota, che da un lato non riportava nel film del film né alcun riferimento che potesse portare all'identificazione del suo estensore. Quando sopra riportate poneva gli uffici della Polizia Municipale a non dare seguito a conclusione a procedimento del fuoco. Ad ogni modo questo comando di Polizia Provinciale si dichiara sinora disponibile a perseguire eventuali comportamenti palesemente poco professionali nella vicenda del fuoco. Lo stesso comando non si dichiara nel contempo e non a valutare eventuali comportamenti poco professionali da parte della Polizia Municipale o di privati. Ora mi pare giusto evidenziare il danno economico che lui nella missiva che mi manda e scrive non ha menzionato assolutamente, e si rimprovera di mancontimbro, mancona prima, non dovrei dare luogo, però do luogo perché è un consigliere comunale, quindi si limita a criticare semplicemente la mia interpretazione. Però il danno economico che il comune di Termini è resa subito, infatti, sono state realizzate, per chi non lo sa, 50 medaglie, dico 50 medaglie riportanti la data dell'evento, oltre ad aver affrettato il personale per il montaggio del parchetto, oltre al danno di immagine che la città di Termini Veneza ha subito per una manifestazione non riuscita, con sarcasmo su social network quali Facebook e Twitter. Io per il sindaco dovevano venire almeno quasi tutta la Sicilia delle due cose, erano state guidate, le domande non erano state promesse, ne erano pubblici di Termini Veneza. Grazie.
sorprendente, gravissimo a mio avviso, cosa è spiegabile da come si dice nella risposta all'interrogazione, è che una persona non precisata, come scrive il dirigente, cioè una persona non precisata, si presenta in un ufficio di polizia locale senza essere generalizzato, ma una persona 20 giorni a ire e vedere per una domanda e non sanno chi è. Questo a mio avviso è gravissimo. Possa istruire una pratica senza svolgere una, per non svolgere una risposta, 20 giorni andare a venire, lui scrive una risposta e lui deve capire come una risposta non precisata, 20 giorni, devo dire, signor sindaco. Tutti gli uffici devono, lei signor sindaco, devono, tutti gli uffici devono generalizzare le persone che accedono verso i propri uffici. Ah, mi pare che c'è una nota delle dirigenti che vanno generalizzate per le persone che entrano non solo nell'ufficio comune, ma soprattutto nel comando della polizia, anche se locale, perché loro sono agenti di polizia, c'è il PS quando lo dicono loro, ma sono sempre comunque poliziotti. Loro tutti gli uffici devono essere generalizzati tutte le persone che accedono verso gli uffici a fine di garantire una sufficiente, se non un massimo livello di sicurezza per il personale che si trova all'interno degli stessi, signor sindaco. Io mi dispiace concludere, però appare riduttivo cercare giustificazione, come scrive lui, per gli errori commessi dal personale che ci sono stati, che si dirige. Infatti quando la squadra va male non si cambiano solamente i giocatori, va cambiato l'allenatore. Grazie. Grazie consigliere Corso, su questa interrogazione non ci dovrebbe poter intervenire, però se lei ha due parole da spendere, prima che poi ci accusa. Prego. Grazie, io voglio colpire che voglio al consigliere Corso, mi sembra che questa interrogazione sia un po' anomala, perché ha avuto il tempo per fare l'interrogazione, siccome lui l'aveva indirizzata al sindaco, sarebbe stato più opportuno che il sindaco avrebbe risposto e lui magari avrebbe avuto o potuto fare delle controdeduzioni. Così in questa maniera ha sicuramente distolto dall'attenzione i consiglieri che hanno pensato male. Io ho avuto difficoltà a seguire nella velocità della sua esposizione, della sua lettura, sia la domanda che la risposta, sebbene io averla letta attentamente. Questo, se mi consente presidente, se mi consente signor sindaco, alcuni secondi. Sì, però lei l'aveva indirizzata al consigliere Corso, al signor sindaco, quindi sarebbe stato opportuno che dopo la lettura della sua interrogazione avrebbe risposto al sindaco. Dico, diciamo, questa anomalia che lei ha voluto fare in questa maniera. Nel merito della questione, io con tutto il rispetto per il consigliere Corso, e lo dico qua perché ho avuto modo anche di parlarne direttamente con lui, mi trova in disaccordo nella formulare questa interrogazione, perché sarebbe stato più opportuno porre la domanda di questa manifestazione direttamente al sindaco ed interessare direttamente il sindaco, che sarebbe stato, avrebbe poi dirottato al dirigente del sesto settore la fattibilità per l'organizzazione. Quindi andare direttamente un ragazzo, sebbene nominato o innominato, a perorare questa e a diversificare questo programma col comandante della Polizia Municipale, che non ha avuto manco il tempo di riceverlo e ha fatto parlare con altri, è stata, diciamo, una cosa che io avrei gestito meglio. Ma nel merito della questione, andando un pochettino oltre, la cosa in sé per sé è grave se fatta come la redatta il consigliere Corso. Però io arrogo qua la presunzione di dire, caro consigliere Corso, che le interrogazioni da porre al dirigente del sesto settore, oltre a questa che lei ritiene legittima, sarebbero altre, più specificatamente, se lei mi consente, come fa un dirigente del sesto settore della Polizia Municipale a portare avanti tutti i servizi di cui è gravato con soli pochi uomini a disposizione. Qual è il metodo che lui usa per far sì che vengano svolti i lavori per la guardiania delle scuole all'entrata e all'uscita, per quanto riguarda l'anno, per quanto riguarda l'edilizia? Io dico, consigliere Corso, che se lei trova pecche nella conduzione del sesto settore, fa bene a porle in essere, fa bene a farle sapere al sindaco, all'amministrazione e alla cittadinanza. Io dico in questo momento
che il comandante della polizia municipale, con i pochi uomini a disposizione, con le poche risorse a disposizione, per quanto mi riguarda sta facendo un ottimo lavoro, perché sono pochi gli uomini, sono pochi mezzi, dovremmo fare tutti insieme, maggioranza e opposizione, un'altra interrogazione. Interroghiamo il sindaco, interroghiamo il dirigente del primo settore, il segretario generale, per far sì che il corpo di polizia municipale sia dotato di ulteriore personale, sia esso precario, sia esso da prendere all'esterno, non so come, ma la verità unica è che il corpo di polizia municipale è dotato di pochi uomini e pochi mezzi a disposizione, perché sono tanti e tali i lavori cui il comandante deve fare fronte, che sicuramente tra pene, malattie, infortuni e riposi il personale è sicuramente insufficiente a garantire la sicurezza dei cittadini. Io sono d'accordo con lei quando a volte, e me ne accorgo, per strada ci possono essere dei vigili urbani che magari possono fare dell'altro, sono poco attenti al traffico, sono poco attenti alle merci esposte abusivamente davanti ai marciapiedi, sono poco attenti ai suoli pubblici e abusivamente intrapresi da parte di esercenti e quant'altro, ma non è solo una colpa specifica del comandante che dice ai suoi uomini non fare questo e non fare quello. Io sono d'accordo con lei, ma con lei vorrei portare avanti una battaglia per dotare il corpo di polizia municipale di ulteriori uomini e ulteriori mezzi. Grazie. Consigliere Minasola, credo che mai come adesso io abbia fatto bene a darle la parola senza censura, perché mi associo in toto al suo intervento, e quindi sulla questione non ci sono altri interventi se non quello del sindaco. Prego. È difficile rispondere al consigliere Corso, perché voglio dire, già nelle sue nella sua illustrazione della interrogazione era già a conoscenza della risposta dell'ufficio. Allora io quello che mi permetto di dire è questo: conoscendo bene sia il comandante della polizia municipale sia la ragionevolezza del consigliere Corso, che ha ritenuto dopo un momento di meditazione e nonostante il fatto che si fosse confrontato con chi vi parla in prossimità subito dopo al mancato avvenimento del turistico, penso che il consigliere Corso, forte della sua ragionevolezza, abbia fatto sì l'interrogazione, ma con un piglio da un lato ricostruttivo della vicenda per cercare di rappresentare passo passo quello che è successo in questa vicenda, e molto probabilmente questa salta agli onori della cronaca perché un consigliere comunale se ne fa carico, perché l'ha vissuta in prima persona, ma molto probabilmente ce ne sono altre di pari livello o ancora più gravi che restano sottaciuti nei meandri degli uffici comunali. Allora io mi permetto di ringraziare il consigliere Corso per avere sottolineato la parte ricostruttiva, perché evidenzia tutta una serie di domande poste e risposte avute subito dopo, indicazioni non inserite nella prima, inserite nella seconda. Però è un vero dato che io ho colto nel passaggio del consigliere Corso un elemento di proposizione, e a quello io mi appello e non entro nel merito della risposta. Urge una definizione, ma dico perché questa ha avuto la forza di essere rappresentata in questa sede, ma sono state rilevate altre disfunzioni sempre su questo tema, non voglio aprire altri temi, ma ce ne sono tantissimi altri, che va modificata meglio o va modificata del tutto la modalità per celebrare un'iniziativa a tempo inverso. Dice il consigliere Corso, ci vuole un modello preciabato in cui 12 caselle, una arriva alle sbarra, mette gli argomenti che sa, e tutto il giorno l'amministrazione ci dice, il comando della polizia municipale dice, questa
va integrata con questo appunto, dopodiché in un tempo ragionevole prima della celebrazione dell'evento deve sapere se si può fare o non si può fare. Non può vivere con questo incubo il giorno prima, il giorno dopo, il giorno prima, il giorno dopo. Allora, questo io trago come spunto per fornire una specifica direttiva. Chiederò al segretario generale di fare una apposita direttiva che vada in questa direzione. Il secondo elemento, e qui entro nel merito della vicenda specifica, l'argomentazione del consigliere Corso, dalla risposta che lui stesso ha intercalato, regge da parte dell'ufficio, cioè l'ufficio ha piena consapevolezza di ciò che è, di come è andata. Non viene in alcun modo confutata la tesi del consigliere Corso, tant'è che il comandante Protempore, il dirigente del sesto settore, conclude con due righe che sono emblematiche di una presa d'atto, di un profilo organizzativo e gestionale che ha bisogno di una revisione. Ad ogni modo, questo comando della Polizia Municipale si dichiara fin d'ora disponibile a perseguire eventuali comportamenti palesemente del corpo professionale nella vicenda del quadro. Io penso che questo sia emblematica della consapevolezza che qualche cosa, più di qualche cosa, non è stato per il messo giusto. Però io ribadisco, penso e sono convinto che sia questo, che al di là della vicenda il consigliere Corso, che ha registrato una serie di danni, alcuni centri, saranno state poche centinaia di euro, però per uno che si propone di organizzare e che addirittura non vuole nulla dal comune di Termini Imerese, soltanto l'agibilità poterlo fare, e quindi si sobbarca degli oneri di amplificazione, di medaglie, di quant'altro, e poi per un motivo tecnico il giorno prima scopre di non poterla fare, è chiaro che questo gli rega un danno. A questo si aggiunge ancora un ulteriore danno, perché io personalmente non so, ma il consigliere Corso me l'ha detto e mi auguro che non sia successo, che in quel giorno saranno stati 10, saranno stati 20, saranno stati 30, sono arrivati da Termini o dai paesi vicinori, perché non sono stati in grado di essere informati del fatto che non si facesse più, e hanno registrato sicuramente un evento annunziato che non si è celebrato. E per quello che mi riguarda, fino a quando faccio il sindaco di questa città, mi rammarico. È chiaro che non è mai successo, però voglio dire, molto probabilmente questa ne stiamo trattando, perché il consigliere ha ragione, l'ha voluto utilizzare come spunto per migliorare e per ottimizzare i profili procedurali della Polizia Municipale, però sicuramente è una cosa di cui ci dobbiamo dolere, e come dire, io mi associo ai sentimenti che qui sono stati rappresentati dal comandante della Polizia Municipale. Sì, con generale, non mi faccia mentire così. È seguitato il gruppo del corpo di polizia, e quindi una volta accertato e acclarato questa mancanza di uomini e mezzi che ha il comando di polizia municipale, e siccome penso, come credo pensi lei, che il comune di Termini Imerese abbia all'interno, tra il personale, delle persone idonee che potrebbero ricoprire anche questo ruolo, se non è opportuno, signor sindaco, se non è opportuno ricercare all'interno del personale del comune di Termini Imerese, che le assicuro nel mio girovagare costante all'interno dell'ufficio per cose attinenti la mia responsabilità di consigliere comunale, mi accorgo che sicuramente non siamo sotto organico, mi accorgo che sicuramente ci sono nelle stanze persone che potrebbero essere adibite ad altro. Se non è opportuno riconvocare queste persone all'interno, con un'adeguata specifica preparazione, all'interno del corpo di polizia municipale, credo che una cosa potrebbe essere fatta assieme, maggioranza e opposizione, sempre e soltanto nell'interesse della cittadina di Imerese. Sì, però c'era la replica del consigliere Corso sulla risposta del sindaco, se si dichiara soddisfatto o meno. No, signor Presidente, io la ringrazio per avermi dato la parola, ma sono soddisfatto della risposta del sindaco, e sono anche vicino a quello che dice il consigliere Minasola quando dice che c'è uno sviluppo della forza, ci mancherebbe altro, io lo vedo tutti i giorni, io sono anche vicino al comandante.
evidentemente chiesto di che c'era qualche cosa che non andava, da poter avere un modulino ristampato per evitare un calvario per una manifestazione. Grazie. Vabbè, grazie. Consigliere Corso, il sindaco sull'argomento introdotto al consigliere Minasolo, e poi cominciamo l'ordine del giorno. Prego. Brevissimamente, io ho fatto questa considerazione, nel senso che una cosa sono i profili organizzativi, una cosa sono gli uomini. Va codificata questa cosa perché oggettivamente è un limite. Mi permetto di citare un fatto completamente diverso. Qualche giorno fa è stata autorizzata la chiusura di un tratto di via di Corso Vittorio Emanuele perché c'era un'inaugurazione di locale. Non si sapeva chi l'aveva autorizzata, nel senso che la prerogativa è del dirigente, del comandante, ma l'amministrazione non aveva saputo nulla. Quindi mi permetto di dire, raccogliamo questa sollecitazione forte per tradurla in una codifica di una procedura certa. Secondo elemento, mi pare che la cosa che dice il consigliere Minasoli, che poi è stata ripresa dal consigliere Corso, sia fondata. Mi permetto di dire tre cose. La prima, le assunzioni delle pubbliche amministrazioni sono bloccate. Da qualche anno qualcuno chiede perché non si fa il concorso di direttore del Museo Civico di Termini Imerese. Basterebbe sapere che i concorsi sono bloccati. La seconda questione è: si possono fare procedure interne. Mi pare che lei ben ricorderà che questa amministrazione già un primo tentativo l'ha fatto, che ha portato ad una disponibilità di 4 unità, ad una sola unità che è andata al comando della Polizia Municipale. Mi permetto di anticipare, penso anche lì, perché il ruolo di maggioranza e di minoranza si fondono allorquando c'è un'oggettiva necessità. Abbiamo dato mandato al dirigente del primo settore, che in questo momento funge da segretario generale nella sua qualità di vice, ad informare le organizzazioni sindacali per riavviare un nuovo percorso di mobilità interna, e abbiamo informato le organizzazioni sindacali. Sapete tutti bene che dal momento nel quale si informano le organizzazioni sindacali hanno un tempo per poter accettare oppure no la proposta che è arrivata. Aspettiamo che decorra quel tempo per dare mandato agli uffici per espletare l'avviso. Ultima considerazione: io mi sento in disaccordo su un punto allorquando si dice che questo comune ha una dotazione sufficiente di personale. Questo scompenserebbe la nostra dotazione organica che abbiamo in questo momento, e soprattutto la previsione di dotazione organica che prevede quei posti vuoti in organico che servirebbero per stabilizzare il futuro dei precari. Bene, chiusa la fase delle comunicazioni interrogate. Si parla, però ancora fino adesso io non ho capito qual è stata la risposta negativa del dirigente, perché questa manifestazione non si è fatta. Perché ha da almeno 20 minuti che si parla, io non ho capito il quale perché. Perché io ho partecipato a questa manifestazione e questo non ho potuto partecipare perché non si è fatta. Ma perché non si è fatta? Se c'è più gente, ci legge delle risposte del dirigente. Sì, no, le risposte del dirigente sono lunghe e copiose, chiederemo parecchio tempo, però io le posso sintetizzare anche se. Sì, lo prego. No, voglio dire, il consigliere Corso lo ha detto, ci sono state una serie di spunti. Non sono stati detti, da una parte l'assicurazione, da una parte il campo del luogo, ma il punto ultimo, chiedo al consigliere Corso di smentirmi, per il quale poi salta la manifestazione, è che a 24 ore dalla data della manifestazione viene chiesta l'ambulanza. La domanda che mi pare che abbia un costo significativo in termini organizzativi, io non sto qui a dire se ci vuole o non ci vuole, ma ad un organizzatore dirgli 24 ore prima dell'evento che ci vuole un'ambulanza significa scompaginargli la programmazione, soprattutto in ragione del fatto che c'era uno scambio di corrispondenza in cui
gli sono state chieste una serie di integrazioni, così come 20 giorni prima gli era stata chiesta l'assicurazione e l'organizzatore ha presentato l'assicurazione, a quel tempo gli si poteva chiedere pure l'ambulanza e poi l'organizzatore avrebbe potuto dire congiuntamente all'assicurazione qua c'è l'ambulanza, oppure siccome io l'ambulanza non me la posso permettere vi si dico consigliere Longo, premesso che tutte le carte relative alle risposte sono a sua disposizione in presidenza per i prossimi 6 mesi, che dici? A posto, grazie, va bene. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione per fare le sedute consigliari 23, 24 aprile, 14 maggio, 2 febbraio, sarà 21 giugno, no, 2, 20 e 21 giugno 2012, 4 e 25 luglio 2012 e 1 agosto 2012. Le facciamo singolarmente per presa d'atto. Consigliere Gatto è presente, consigliere. Approvazione del pari sedute del 23 e 24 aprile 2012, favorevoli per alzata di mano? Sì. Astenuti? 0, contrari 0, il consiglio approva. 14 maggio 2012, favorevoli per alzata di mano? Sì. Approvate all'unanimità, astenuti 0, contrari 0. I verbali del 2, 20, 21 giugno 2012, favorevoli per alzata di mano? Astenuti 0, contrari 0, il consiglio approva. 4 e 25 del luglio del 2012, favorevoli per alzata di mano, astenuti 0, contrari 0, il consiglio approva. L'ultimo dell'1 agosto 2012, favorevoli per alzata di mano, astenuti 0, contrari 0, il consiglio approva all'unanimità. Passiamo al punto numero 4, approvazione convenzione e criteri per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1/1/2014-31/12/2018. Presidente, se può... Sì, presidente, se fa la cortesia può leggere il verbale della commissione col parere in mente alla tesi. Sì, la commissione, consigliere competente per materia, nelle persone del presidente Alberto Cipone, dottore Messina componente, il signor Cantano Vincica componente, e alla presenza del dottore Calandrello, proponente della proposta di dirigente del quarto settore, il dottor Calogio Centonte, vicepresidente del comune, il dottor Giuseppe Segretario, si è detto direttamente la conclusione, come dice la commissione, dopo aver preso atto delle modifiche apportate da parte del proponente del dottor Centonte, come la proposta avanzata dalla commissione, esprime l'unanimità a parere favorevole del proponente della tempistica e va rispettata per evitare l'interruzione di un fondamentale servizio per il comune. Seduta aggiornata eccetera, quindi possiamo dire che all'unanimità c'era parere favorevole e che il proponente del servizio è appunto il qui presente dottor Antonio Calandrello, vi è parere in ordine a regolarità tecnica amministrativa favorevole e contabile favorevole. La delibera si propone di procedere con motivazioni esposte in premessa, alle quali integralmente si rinvia nel servizio di tesoreria comunale periodo 1/1/2014, 31/12/2018, approvare senza il decreto legislativo 267/2000 e del vigente regolamento comunale di contabilità lo schema di convenzione allegata, dare atto che la gara ha fatto per l'espletata mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 163/2006, fornire al dirigente del settore economico finanziario le direttive in ordine all'elaborazione del bando di gara, schema di convenzione con il quale si specifica la disciplina dell'affidamento del servizio, ricorso ai principi delle procedure di aggiudicazione previste dal citato decreto, aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale secondo il sistema offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 163/2006 sulla base dei criteri economico, tecnico e i servizi aggiuntivi demandati al dirigente del settore economico tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento, quali l'approvazione del bando di gara, disciplina di gara e nomina della commissione giudicatrice. Dalle atto che il presente deliberato è pretendente esecutivo senza l'articolo 12, comma secondo della legge regionale 4491 per consentire il rapido avvio dell'adempimento in oggetto. Lo stesso verrà pubblicato presso l'alto presso del comune 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124, comma primo dello stesso decreto legislativo. Detto questo, sulla delibera ci sono questioni. Prego, consigliere. Sono stato discusso perché purtroppo non ho letto la delibera, l'ho seguito mentre la leggevo, perché sono soltanto sulla domanda del dottore Calandrello. Noi siamo già in regime di prorogazione, quindi sì, cioè con questo andiamo a fare un fatto, solo questo.
Bene, se sulla delibera ci sono ulteriori questioni, le affrontiamo adesso, altrimenti passiamo a dichiarazioni di voto che non ci sono, quindi possiamo passare al voto. Consiglieri favorevoli alla delibera per alzata di mano. Consiglieri astenuti 0, contrari 0, il consiglio approva all'unanimità. Consigliere Cecchi. No, questa l'abbiamo provata, però scusate. La immediata esecutività era già votata in questo momento o ci vuole una votazione a parte? Quanto a parte. Allora consiglieri favorevoli all'immediata esecutività, la suddetta delibera approvata. Favorevoli per alzata di mano. Consigliere Corso, astenuti 0, contrari 0, il consiglio approva anche l'immediata esecutività all'unanimità. Consigliere Cecchetti, prego. Sì, Presidente, chiedo di anticipare il punto 7 all'ordine del giorno. Punto 7, preso atto il fatto dei sindaci, non tiene ruolo la Commissione europea sull'utilizzo delle fonti di energia alternativa. Punto 7, di anticiparlo adesso. Ci sono interventi? C'è una richiesta di anticipazione. Mettiamola. Consiglieri favorevoli all'anticipazione del punto numero 7 a trattarlo in questa sede. Consiglieri favorevoli per alzata di mano. 3, 2, 5, 6, 7, 8. Astenuti il consigliere Gatto. Contrari Minasola, Sciascia, Raimondi, Divisi e Tortorici. Il consiglio approva l'anticipazione. Questo punto andiamo a recuperare. Scusa, ma di cosa stiamo parlando? Facciamo quarto. Dario, ma stiamo parlando di un altro punto. Ma se ti affare consiglieri Minasola, Gatto e Tortorici si allontanano. Sì, possiamo attualmente procedere. Ma sta delibera di politico non ha niente, quindi. Va bene, possiamo affrontare la delibera di cui al punto numero 7, presato del fatto dei sindaci, non mi approva la Commissione europea sull'utilizzo delle fonti di energia alternativa. Sì. Sì. Presidente, mi allontano. Consigliere, se si allontana me lo deve far rilevare, perché manca il nome e manca il numero legale. Io stavo iniziando a leggere il testo della delibera, quindi se me lo dice io non apro nemmeno la delibera. Bene, grazie. Possiamo passare alla lettura quindi della delibera. La delibera di cui al punto 7, presato il fatto dei sindaci, in ordine al ruolo della Commissione europea sull'utilizzo delle fonti di energia alternativa. Consigliere Cecchetti, prego. 5 minuti di sospensione. No, aspetta. C'è una richiesta di 5 minuti di sospensione, consigliere Cecchetti. C'è una richiesta di 5 minuti di sospensione. Possiamo. No, aspetta, ma non ci sono opposizioni, tutto qui è sospeso per 5 minuti. Se volete, questa non la